Quando si subisce la disattivazione dell'account, oltre a non poter più vendere i prodotti, un'altra conseguenza assai spiacevole è quella di non poter recuperare il saldo presente all'interno dell'account. Questo appunto perché il saldo bloccato viene congelato fin quando appunto non si prendono dei provvedimenti. E le soluzioni sono sostanzialmente due. La riattivazione dell'account, quindi riattivando l'account ovviamente si avrà accesso anche appunto ai pagamenti schedulati ogni 14 giorni oppure all'accredito immediato qualora se ne faccia richiesta pigiando il bottone, oppure appunto l'altra soluzione è fare un ricorso apposito che è messo a disposizione, una procedura messa a disposizione da Amazon volto al recupero del credito. Sì, perché appunto Amazon quando ti disattiva l'account trattiene per minimo 90 giorni quello che è il saldo presente dentro l'account. E questo appunto per sopperire a quelle che possono essere le eventuali richieste di reso, di rimborso o l'apertura della garanzia dalla A alla Z. Perché appunto quando ti viene disattivato l'account, tu hai violato la policy, è possibile che tu abbia violato anche delle normative. E quindi i clienti siano in qualche modo danneggiati. Ecco che Amazon si riserva di rimborsare, quindi di poter sopperire ad eventuali richieste risarcitorie da parte dei clienti, utilizzando quello che è il saldo, quindi il provento di quella vendita. Tuttavia, trattenere dei fondi, trattenere in generale dei beni senza averne titolo, integra delle fattispecie di reato. Quindi Amazon è a conoscenza di questo, per cui pone in essere, prevede una procedura per poter appunto sbloccare il saldo indipendentemente dalla riattivazione dell'account. Tuttavia, consegnare un bene, consegnare quindi del denaro che si sa essere un provento di un'attività criminale, di un'attività illecita, è anch'esso un reato. Quindi Amazon si trova da un lato in dovere di restituire dei fondi che non gli appartengono e che non ha titolo di trattenere, dall'altro non consegnare dei beni, quindi avere il dovere di l'obbligo di non consegnare dei beni che appunto sa essere proventi di un'attività illecita. Quindi esiste proprio il giudizio separato e parallelo per recuperare il credito proprio per dimostrare qual è la provenienza di quel denaro e quindi se appunto il seller ha titolo perché gli si venga appunto consegnato o perché Amazon abbia titolo per trattenerlo. Ecco appunto che il recupero dei crediti è un giudizio parallelo che risponde a criteri differenti e che risponde a una struttura differente rispetto a quella che è la riattivazione dell'account. E il reparto che decide per il recupero crediti è un reparto separato rispetto a quello di performance, è appunto il reparto di revisione dei pagamenti, che appunto è abituato e preposto per questo tipo di situazioni. Ecco che infatti è possibile che nonostante non si riesca a riattivare l'account perché ad esempio si è violata la policy e Amazon decide di non perdonarti per quel tipo di violazione, è comunque, ripeto, possibile ottenere, diciamo, i proventi dalle vendite, proprio perché nonostante sia stata violata la policy, diciamo, il comportamento non è tale da giustificare la trattenuta del saldo e quindi Amazon è tenuto a corrisponderlo. Qual è il presupposto per poter accedere a questo ricorso? Sostanzialmente è un presupposto temporale. Nella notifica di disattivazione, infatti, Amazon, afferma che il seller ha 90 giorni di tempo nei quali appunto potrà cercare di riattivare l'account. Oltre questo termine potrà accedere appunto al giudizio per ottenere il rimborso e per ottenere il versamento dei fondi bloccati sull'account. Quindi Amazon pone un presupposto temporale, l'unico presupposto per poter accedere a questa procedura, che è quello di attendere 90 giorni dalla disattivazione dell'account. Ecco, voglio fare chiarezza perché spesso ci contattano dei seller che appunto interpretano in modo creativo e quindi non corretto, diciamo, questo tipo di termine e a cosa si riferisca. Ecco, questo termine ad esempio non è un termine previsto per poter presentare il ricorso. Quindi Amazon non ti ha dato 90 giorni per presentare il piano d'azione. Quindi, talvolta mi si dice appunto, ho 90 giorni per presentare il piano. Ecco, non è così. Tu in realtà potrai presentare il piano d'azione anche molto dopo i 90 giorni. A noi ci è capitato di lavorare su account disattivati da anni e riattivarli. Quindi il termine di 90 giorni non si riferisce a un periodo limite entro il quale appunto si può, inviare il piano d'azione. Inoltre, Amazon non si è presa 90 giorni per poter decidere sul piano d'azione che hai già inviato.
Quindi non c'è un termine entro il quale Amazon può decidere. Se tu invii un piano d'azione, Amazon potrà risponderti dopo poche ore, dopo pochi minuti, talvolta dopo diversi mesi. Quindi i 90 giorni non si riferiscono a un termine ultimo entro il quale Amazon ti deve dare una risposta. Ancora, i 90 giorni non si riferiscono al fatto che dopo tale data Amazon deciderà se riattivarti o meno. Appunto, quindi i 90 giorni si riferiscono esclusivamente a una questione relativa al saldo. Non c'entra nulla il fatto che appunto Amazon ha un termine entro il quale o dopo il quale prendere una decisione. Ancora, se non riuscirai a riattivarti dopo i 90 giorni, è possibile che appunto tu venga riattivato dopo. Quindi i 90 giorni non si riferiscono a un termine ultimo oltre al quale il tuo account non sarà più riattivato. Un'altra affermazione che ci viene fatta è: Amazon mi ha disattivato per 90 giorni. Al termine di questi 90 giorni il mio account sarà riattivato senza che io debba fare nulla. Non è così. Appunto, i 90 giorni non si riferiscono a un periodo, una sanzione di tempo per la quale appunto il tuo account è disattivato. Non si riferiscono alla disattivazione, a un termine temporale di questo, ma si riferiscono esclusivamente al giudizio per poter appunto recuperare il credito. Ancora, trascorsi i 90 giorni, non ti verrà consegnato e versato il saldo se non presenterai un apposito ricorso. Quindi non c'è nulla di automatico. Trascorsi i 90 giorni, Amazon non farà nulla se tu non instaurerai il giudizio per recupero crediti e se non lo vincerai. Quindi è necessario instaurare un apposito giudizio che prevede come presupposto per poterlo appunto mettere in moto il trascorrere dei 90 giorni. Sostanzialmente, se tu chiederai e cercherai di mettere in moto la macchina relativa appunto al giudizio sul pagamento del saldo, sul versamento del saldo prima dei 90 giorni, Amazon ti dirà semplicemente che non puoi accedere ancora a questo tipo di strumento proprio perché non sono ancora trascorsi i 90 giorni della disattivazione. Ecco appunto che abbiamo, diciamo, eliminato qualsiasi dubbio. I 90 giorni non si riferiscono ai piani d'azione o alle disattivazioni e non prevedono nulla dopo che è trascorso questo termine se il seller appunto non si attiva, sia per quanto riguarda la riattivazione dell'account, sia per quanto riguarda il versamento del saldo. Ecco, il consiglio che posso dare è quello ovviamente di non perdere le speranze per quanto riguarda i crediti bloccati, nonostante non si ottenga risposta e riscontro positivo per quanto riguarda la riattivazione dell'account. I 90 giorni si riferiscono esclusivamente come termine per mettere in moto il giudizio separato e parallelo per quanto riguarda il versamento dei crediti, che appunto è deciso da un reparto differente e si basa su degli elementi diversi e su dei presupposti differenti rispetto a quelli della riattivazione dell'account. Quindi non abbandonare il tuo saldo all'interno dell'account. Fai trascorrere i 90 giorni, dopodiché potrai attivare la procedura e vedere versato finalmente i proventi delle tue vendite. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande, scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!